il modo stesso di porre la questione della conoscenza nell'ambito delle scienze dell'intelletto astratto, che riducono la conoscenza e la verità a semplice rappresentazione esatta dell'esistente, dell'oggetto pensato come qualcosa di dato dinanzi a noi, questo modo di intendere la questione, ciò che appunto tutta la tradizione dell'idealismo moderno, Fichte, Schelling, Hegel, lo stesso Gentile in Italia, Croce, fino a Heidegger, che criticherà questa modalità di conoscenza inadeguata nel paragrafo 44 di Essere e Tempo con la critica della teoria corrispondentista, cioè pensare appunto che la verità sia il corrispondere esattamente a qualcosa di obiettivamente dato che sta dinanzi a noi, raffigurandolo così com'è. Bene, questa modalità corrispondentista di intendere il rapporto di verità, che è proprio dell'intelletto astratto o delle scienze, se preferite, quella che Hegel chiamava la schlechte Reflexion, la cattiva riflessione, le sterpaglie dell'intelletto, come le definisce in Fede e Sapere, bene, questa modalità ha un'evidente ricaduta di tipo politico, perché tende in qualche modo a far valere l'analogon dell'adequatio rete intellectus dell'ambito conoscitivo in una sorta di adequatio di tipo politico. Se la conoscenza è il semplice rispecchiamento esatto dell'oggettività data del mondo, pensata come qualcosa di dato, che non si trasforma, che sta dinanzi a noi, qui fier in equit dirà Gentile, che non si trasforma, che sta dinanzi a noi in maniera data, obiettiva, ebbene in ambito politico la modalità che discende da questo rapporto con il mondo è quella dell'accettazione, quella che i tedeschi chiamano la Weltanpassung, l'adattamento al mondo, di quello che riprendendo il lemma latino potremmo chiamare a giusto titolo la adequatio, l'adattamento all'ordine delle cose, proprio come in ambito conoscitivo la verità, in realtà la certezza, corrisponde all'atteggiamento con cui accertiamo l'esistente, così in ambito politico l'atteggiamento fondamentale diventa quello dell'accertamento delle cose come stanno. Potremmo dire che l'accertamento gnoseologico si ridispone poi in accettazione di tipo politico, secondo un nesso simbiotico fra l'accertare e l'accettare. Ecco perché contro questa vocazione puramente adattiva, tipica del nostro presente, che trovate declinata appunto per un verso nell'ambito dell'esperienza di verità come santificazione dell'intelletto astratto e convergente delegittimazione delle esperienze veritative dell'arte, della religione, della filosofia, e poi che trovate espresse in ambito di, potremmo dire, visione ontologica dell'essente pensato come pura oggettività da rispecchiare, no? Con appunto adattamento politico incorporato, da cui, come ricordava il compianto Bauman, la frase preferita dei politici, non ci sono alternative, no? Quello che poi anche la signora Margaret Thatcher andò a esprimere con quel noto teorema Tina, there is no alternative, no? La signora Merkel, Frau Merkel, non più di 4 anni fa, venne indicata dai tedeschi, che hanno la curiosa usanza di leggere la parola chiave dell'anno. La parola chiave dell'anno venne individuata in uno dei termini preferiti da Frau Merkel, che era alternativlos, no? Senza alternative. L'idea che appunto l'essente corrisponda a qualcosa di oggettivamente dato, che deve essere semplicemente accertato e accettato secondo il connubio di intelletto astratto rispecchiante e di accettazione politica. Ecco, contro questa vocazione adattiva, vorrei chiamarla, che è già tutta peraltro criticata in maniera rapida quanto intensa da Marx, nelle 11 tesi su Popper.